Carissimi amici del sito cittadinovara.com, buongiorno a tutti. Oggi lanceremo un collegamento con Casa Corsano, con appunto Massimo Corsano, opinionista sportivo del Novara Calcio, che non può essere qui con noi proprio a causa di una brutta influenza. Anche sotto Natale capitano queste cose. Ok Massimo, a te la linea. Buongiorno, come va? Come stai? Come ti senti? Ciao Alessio, un saluto a tutti gli amici di Città di Novara, ti ringrazio per il collegamento. In questi giorni diciamo che sono affetto da mali di stagione, un po' di mal di gola, un po' di influenza e devo stare dentro le mura di casa, sono anche sotto effetto dell'antibiotico. Il nuovo mister Alfredo Aglietti sulla panchina del Novara Calcio, due partite vinte, due partite perse. Come la pensi in merito? Ho avuto modo di conoscere Alfredo Aglietti in una cena di un club di fedelissimi per l'esattezza e mi ha fatto un'ottima impressione, un mister molto preparato, un mister con idee chiare e secondo me questo Novara può andare molto lontano con lui. Diciamo che nelle prime due partite ha avuto anche sfortuna perché perdere in casa al 92esimo contro il Livorno su un rimpallo tra le altre cose. E poi nella partita successiva perdere a Modena, sempre al 92esimo, su una loro ripartenza e purtroppo su un errore difensivo dove non meritavamo assolutamente queste due sconfitte. Poi c'è stato il pronto riscatto la settimana seguente in casa con il Padova, un secco 3-1 dove la squadra ha fatto anche un'ottima impressione. E poi l'ultima, la scorsa settimana, una cavalcata trionfale a Bari che secondo me queste due vittorie hanno dato molto morale alla squadra e adesso aspettiamo la partita con la Pro Vercelli, ma i derby sono sempre partite a sé. Invece il caso di Jimmy Fontana, assolto completamente dal calcio scommesse, insomma, una notizia che è andata su tutti i giornali, e cosa ne pensi della rescissione del contratto col Novara Calcio? Io conosco personalmente Alberto, sulla sua innocenza già in passato non ho mai avuto dubbi, lo conosco anche al di fuori del rettangolo di gioco, un'ottima persona, un ottimo padre di famiglia con idee anche lui molto chiare. Questa sua assoluzione al NASA il 28 novembre mi ha fatto molto, molto felice, come penso tutti i tifosi del Novara. Per quanto riguarda la sua rescissione contrattuale, da un lato mi spiace molto perché Jimmy è uno che dava la carica giusta allo spogliatoio, che faceva gruppo, ne abbiamo avuto anche modo di vederlo in questi 2 anni che ha trascorso con il Novara. D'altro canto rispetto comunque anche la sua scelta. E per quanto riguarda il suo futuro, so che a gennaio cercherà una squadra. L'augurio che gli faccio io è di levarsi ancora tante soddisfazioni e un grosso in bocca al lupo. Bene, tu stesso avevi detto in una precedente intervista che Marco Rigoni sarebbe tornato a gennaio nel Novara Calcio, l'avevi promesso quasi ai tifosi, ma quella voce era vera o Marco Rigoni non tornerà a Novara? Guarda, l'arrivo di Marco Rigoni a Novara era legato anche molto alla permanenza di Attilio Tesser qua a Novara. Il mister, purtroppo, come tutti noi sappiamo, è stato esonerato, di conseguenza la vedo molto difficile un ritorno di Marco Rigoni a Novara Calcio. Fonti attendibili negli ultimi giorni mi hanno detto di un suo avvicinamento alla città di Novara, dove lui comunque vive e ha famiglia. E per l'esattezza so che c'è una trattativa con il Torino, quindi se a gennaio Marco deciderà di non giocare più per il Chievo Verona, quasi certamente vestirà la maglia del Torino. Non posso esimermi dal chiederti, ma domenica Novara Pro Vercelli, qui al Piola sarà tutto esaurito, immagino, un derby, una partita molto sentita da tutti i novaresi. I derby, come ho già detto prima, sono partite che non, a sé stanti, che non hanno nulla a che vedere con la classifica. Purtroppo in questo periodo sia Novara che Pro Vercelli sono nelle zone basse, quindi diciamo che è quasi uno spareggio salvezza, anche se secondo me il Novara ha un organico ben superiore alla posizione che attualmente ricopre in questa classifica. Ricordo sempre dei derby negli anni della C2, anche perché poi in C1 non ce ne sono stati. Sempre vinti dal Novara in casa. Ecco, secondo me la squadra di Aglietti,
ha tutte le carte in regola per riuscire a vincere questo derby. Novara, dal canto suo, arriva dalle ultime due partite con due vittorie che hanno dato molto morale a questa squadra. Adesso bisognerà solo stare attenti a non avere cali di concentrazione. La Pro Vercelli, nelle ultime due partite, aveva perso a Grosseto contro l'ultima in classifica 3-0, e domenica e sabato scorso ha pareggiato 0-0 in casa con il Verona, soffrendo parecchio, e con il Verona che si è mangiato diversi gol praticamente fatti. Se dovessi fare un pronostico, vedo il Novara favorito, quindi la speranza è che la squadra azzurra continui questa cavalcata trionfale con risultati positivi e con una vittoria nel derby. Cos'altro vorresti aggiungere, Massimo? Io ti ringrazio, Alessio, per questa possibilità che mi hai dato anche da casa. Ti faccio gli auguri di Natale e faccio gli auguri di Natale anche a tutti i visitatori del sito Città di Novara, a loro e alle loro famiglie, augurando anche un 2013 pieno di soddisfazioni. Ciao! Grazie Massimo del tuo contributo anche questa settimana. Carissimi amici del sito cittadinovara.com, i migliori auguri a tutti di Buon Natale e di felice anno nuovo da Alessio Marrari. Alla prossima, ciao!